E passo la parola a Raffaele Di Raimo, prego. Grazie Presidente, grazie agli organizzatori di questa bella iniziativa. Io cercherò di riprendere il filo del discorso che ha impostato assai bene Edoardo Reviglio, tentando di riportarlo, cioè di condurlo da giurista alle linee della proposta Rodotà e della tassonomia da questa era recata. Anticipando gli snodi del discorso che intendo fare, direi che innanzitutto l'attualità della tematica dell'impiego del patrimonio pubblico per la finalità di ricostruzione del welfare, della quale parlava Edoardo, e non soltanto, l'attualità del problema in sé della ricostruzione del welfare attraverso progetti complessi che portano con sé tutto il mondo del terzo settore, discorsi che sono stati risvegliati dalla recente introduzione del codice del terzo settore, se mi permetto di dire tra parentesi pessimo da rifare anche quello. Segna il distacco tra i presupposti del lavoro che fu fatto, cioè i presupposti del 2006-2007, e i presupposti del lavoro che ci si potrebbe proporre oggi. Se allora la tematica aveva epicentro la conservazione alla funzione sociale di beni dei quali si proponeva la vendita per ridurre il debito pubblico, oggi io credo che il tema sia l'inverso, cioè l'attrazione di beni i quali oggi sono inutilizzati o male utilizzati o deperiti al patrimonio pubblico sociale, esattamente per la costruzione di un sistema di welfare efficiente. E quindi attraverso il recupero, se del caso, la rigenerazione di tali beni. Se questo è vero, l'epicentro che era allora la titolarità, poi ne parlerò anche un po' più da vicino tecnicamente, diventa oggi la gestione. E cioè non si tratta più di discorrere di disponibilità in una logica che molti hanno sottolineato, è una logica che comunque è stata imperfetta dal codice di Napoleone in poi, e si potrebbe parlare di disponibilità condizionata, in realtà per tutti i beni compresi nella tassonomia dei beni pubblici fino al codice del 42. Il problema è di carattere funzionale, e cioè in realtà quale sia il modello di gestione ragionevolmente correlato alla funzione dei beni, e dato centrale in questa prospettiva è il controllo costante e pervasivo della destinazione del patrimonio e sulla adeguatezza e sulla fedeltà a tale funzione del modello adottato. Questa cosa la spiegherò alla fine. Il problema principale prospettato fino ai primi anni del nuovo millennio, cioè fino a prima della crisi, era quello della spesa corrente, ovvero del disavanzo cosiddetto primario. Quando si parlava esattamente qui della dismissione del patrimonio pubblico, lo si faceva in una prospettiva nella quale si diceva, ed era tutto sommato abbastanza facile dire, è inutile vendere tutto, perché essendoci una spesa corrente maggiore rispetto ai ricavi, domani ci ritroviamo senza i beni che abbiamo venduto e indebitati come prima. Oggi noi ci troviamo in una situazione nella quale, lo diceva prima Edoardo, o meglio lui parlava dell'abbattimento della spesa per il sociale, ci troviamo in una situazione nella quale c'è avanzo primario, non c'è più disavanzo primario, il debito pubblico aumenta in relazione in ragione degli interessi che ancora ci sono sul debito pubblico enorme che c'era prima. E questo cosa significa? Questo significa che lo scenario è diverso, ed è diverso perché per arrivare da un disavanzo galoppante ad un avanzo primario, come c'è da qualche anno a questa parte,
si è dovuto abbattere radicalmente lo Stato sociale, ed è dunque assai più rilevante l'impiego del patrimonio che una volta si pensava di vendere per la finalità che può avere e che è facilmente una finalità orientata ai valori fondamentali dell'ordinamento, la persona prima fra tutti. Tecnicamente, dicevo, i codici, a cominciare dal codice di Napoleone, l'articolo 438 del codice di Napoleone, gli articoli 426 seguenti del codice civile del 1865 e alla fine l'822 seguenti del codice civile italiano, esprimono, cioè testimoniano di una fortissima istanza di identità nazionale. Quelle discipline sono state costruite per una finalità estremamente chiara. Il codice Napoleone molto molto più semplicemente, veloce, direi in qualche misura poco raffinato. Il codice civile 1865 è più raffinato, distinguendo per la prima volta tra demanio e patrimonio pubblico. Il codice civile italiano ancora più elaborato, perché aggiunge alle categorie dei beni identitari i simboli culturali che in epoca fascista erano centrali, esattamente per descrivere lo Stato come soggetto. I codici, tutti i codici, la tradizione dei codici testimoniano di una proprietà pubblica assimilabile in tutto e per tutto alla proprietà privata, in quanto pensata a soggetto. Questo sostanzialmente lo presupponeva Francesco Stone quando parlava dei beni comuni. La proprietà pubblica è stata costruita a soggetto sulla falsariga, cioè sulla costruzione dello Stato persona giuridica, esattamente con le stesse prerogative, le stesse caratteristiche della persona giuridica privata e della persona fisica, e in quanto tale titolare di un interesse mai interamente predeterminabile, come se si trattasse di un diritto soggettivo, e quindi non predeterminato nelle norme dei codici, i quali sostanzialmente rimettono la destinazione dei beni allo stesso soggetto, il quale dovrebbe esserne vincolato. Il demanio è indisponibile, ma può diventare disponibile, il patrimonio indisponibile può diventare disponibile se lo decide il titolare. Guardando nella prospettiva funzionale che, se non altro, è imposta dalla Costituzione, che è stata ampiamente ricordata, questa tassonomia è decisamente integrale, è decisamente inadeguata, ed è inadeguata sotto entrambi i due profili che ho poc'anzi menzionato, quello della titolarità del diritto e quello della funzione. Per quanto riguarda il profilo della titolarità del diritto, io mi chiederei una cosa. Ho trovato naturalmente efficace il discorso che è stato fatto della distinzione tra pubblico e privato con riferimento in particolare ai beni comuni. Con riferimento alla proprietà pubblica io mi farei un'altra domanda come prima cosa, e cioè mi chiederei: ma siamo sicuri che la proprietà pubblica è uguale a quella privata? E cioè penserei al diritto più che alla natura pubblica e privata. Il diritto di proprietà qualificato come pubblico, siamo sicuri che è la stessa cosa del diritto di proprietà qualificato come privato? No, ed è questo il punto di partenza. Dopodiché, per quanto riguarda la funzione, ne ha parlato Ugo Mattei all'inizio, è la funzione dal basso dei beni, è un dato oggi inevitabilmente decisivo, determinante, il quale urta rispetto alla decisione soggettiva del soggetto, della persona giuridica Stato, relativo alla eventuale dismissione delle modalità di utilizzazione dei beni. E
qui io ho fatto un discorso partendo dall'idea dei beni pubblici sociali, che sono la categoria della quale sto parlando, e se devo sollevare qualche dubbio in ordine alla distinzione nella quale è articolato il progetto, forse questo è il momento di farlo, perché in realtà le argomentazioni che adesso sto avanzando io credo che vadano, che coprano, cioè che siano adeguate, siano, mettano assieme i beni pubblici sociali e i beni cosiddetti sovrani. Il discorso di Francesco Astone mi ha trovato perfettamente d'accordo e ho la sensazione che ci sia un fatto, che c'è un elemento che consente di separare la categoria dei beni comuni rispetto a tutti gli altri, che è esattamente quella che la natura stessa del bene richiede una propria disciplina. I beni pubblici sociali e i beni pubblici sovrani, probabilmente i beni pubblici sovrani hanno una loro vocazione naturale più statica, e cioè rallentano ipotesi di mutamento, ma entrambi hanno una loro caratteristica che chiede una determinata disciplina che è strettamente connessa ad una funzione potenzialmente mutevole. Può mutare la funzione del bene, ciò che non può mutare e l'esistenza di quella funzione, che poi è quello che diceva il progetto Rodotà con riferimento ai beni pubblici sociali. Il bene pubblico sociale, la scuola, può essere venduta, l'importante è che si assicuri un livello del servizio uguale o superiore con un altro bene. La stessa cosa teoricamente può valere con un porto può essere ricostruito 100 metri più avanti e quello che prima era il porto può essere chiuso, può essere dismesso, può essere rigenerato, può diventare un lido. L'importante è che il servizio venga garantito, perché è lì il centro. E questo significa che la tematica della titolarità e della disponibilità con riferimento, a mio avviso, a entrambe le categorie dei beni, è servente ed è secondaria rispetto ad una tematica principale che è costituita dai modelli di gestione e di controllo. Per concludere, sto concludendo, faccio tre esempi. Il primo, che riguarda beni pubblici sovrani, indubbiamente, e che è quello che è stato un po' sulla bocca di tutti, reti stradali, Ponte di Genova. Lì noi abbiamo due problemi. Un problema che è quello che è stato chiarissimo, che è il controllo da parte del Ministero. Quale che sia la modalità di gestione, lo Stato di fronte a non un bene, io direi un servizio di rilievo, qual è il servizio stradale, ha il dovere di controllare. Il secondo, di tipo contrattuale, che è il tipo di sfruttamento che veniva fatto di quel bene, e cioè il fatto che, se ne è parlato, ne ha parlato ampiamente Guido Alpa, che quel contratto prevedeva condizioni assolutamente incompatibili con un bene di quel tipo. Secondo esempio, le reti idriche. Il discorso è abbastanza simile. Ci sono ipoteticamente, astrattamente, diversi modelli per gestire le reti idriche. Astrattamente. Certamente, quale che sia il modello, è necessario A, che ci sia un controllo sulla modalità della gestione, B, che ove venga prescelta una modalità di gestione che io personalmente non soltanto non amo ma aborrisco, cioè quella della società per azioni privata, mista volevo dire, scusatemi, il modello risulti adeguata alla natura pubblicistica del servizio.
con le reti idriche a me è capitato concretamente di trovarmi di fronte a fenomeni di questo genere. Numero uno, società che vincendo la gara come socio privato di minoranza di società miste che gestiscono servizi idrici integrati, il giorno dopo essere diventati soci, stipulano contratti di cessione di know-how con la società, vale a dire: io mi hai scelto perché sono bravo, non fa niente, io ti faccio un contratto perché se vuoi che io ti faccia quello che so fare, mi devi dare, nel caso specifico, mi pare fosse il 2,5% del fatturato lordo, parliamo di milioni di euro ogni anno. Secondo esempio, statuti i quali sulla base di assetti proprietari privato minoritario e pubblico maggioritario ribaltano i poteri consegnando il controllo al privato minoritario e rendendo il pubblico semplicemente un convitato di pietra. Tutto questo avvalendosi peraltro di un'altra cosa che è stata menzionata oggi e sono d'accordo, andrebbe cambiata pure quella, e cioè della Madia, la quale fa riferimento al controllo privatistico quando parla di natura pubblica o privata delle società miste, col che consente che una maggioranza relativa, e cioè un privato che detiene che investe meno del pubblico, possa, essendo avendo il controllo, sostenere e applicare le regole, integralmente regole del diritto privato, perché viene affermata la natura privatistica della società, pur se a maggioranza di capitali pubblici. Terzo esempio è quello dell'housing. Qui io torno al discorso che è stato iniziato da Edoardo, e cioè diritto privato è stato impiegato per forme di partenariato, si parlava prima di titolarità di parte di fondazioni, a sua volta incontrollato. Il partenariato pubblico-privato è importantissimo naturalmente, una volta scontato un dato che credo si sia capito anche se non l'ho detto, cioè che lo scopo di lucro è incompatibile con l'interesse pubblico, una volta scontato quello è importante, ma è importante se è costruito in maniera tale che non consiste esclusivamente nell'assegnazione di beni a enti formalmente senza scopo di lucro, privati e quindi non controllabili, e se, ed entri invece in programmi i quali abbiano epicentro ancora una volta il controllo pubblico. Insomma, tutto questo discorso per dire che i codici sono stati costruiti parlando di titolarità e parlando di disponibilità. Né la titolarità né la disponibilità risolvono le modalità di gestione e soprattutto risolve il controllo che implica un controllore forte. È difficile inserirlo in un codice, lo dicevamo prima, però non farne neanche menzione, cioè costruire il codice come se di questo non ci sia bisogno, io credo che voglia dire restare fermi al punto di partenza. Grazie.